anno nuovo, preferiti nuovi! Cucina virtuale, primo video registrato nell'anno nuovo. Quelli che avete visto fino adesso sono... Cosa vuoi? Sono registrati nell'anno vecchio, vero Buki? Sì, nell'anno vecchio, non mi piacciono più. E allora, con cosa cominciamo, caro mio? Cominciamo con i preferiti dell'anno appena trascorso. Eh sì, tiriamo un po' le somme delle nostre dispense e vediamo cosa traslocheremo, cosa trasporteremo nel 2017, cosa vorremmo ancora proporvi e cosa magari ci è piaciuto in maniera pazzesca. La scoperta, fissazione dell'anno 2016, diciamo che come per il calendario cinese è stato l'anno del salmone. L'anno del salmone, sì, 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 salmone in qualsiasi formato, gusto, bastoncini. Sì, anche affungato. Perché oramai con i mari totalmente inquinati, ricchi di mercurio, ricco di quello, ogni pesce che si mangiava aveva ogni pecca, fino a ora, anche se ultimamente ho letto un articolo anche sul salmone, ma sinceramente ho letto il titolo e ho cliccato oltre perché sennò non si può mangiare. Ci dobbiamo mangiare i cagnolini fra un po'. Non si può mangiare più niente, ragazzi. Quindi quest'anno io ho optato come pesce di più per il salmone norvegese, surgelatissimo, in tranci, comunque molto comodo e soprattutto molto buono, sia affumicato che quello in stecca tipico dei capodanni, diciamo così, non l'abbiamo mangiato tutto l'anno, o anche quello semplicemente fresco surgelato da fare al vapore, al forno, lesso, insomma come vi pare. Buonissimo, il pesce dell'anno è stato il salmone, ed è stata anche la nostra fissazione. Bene. La ricetta dell'anno, la ricetta che più ci è piaciuta fare, sì, e sì, mangiare. Sì, una delle ultime ricette, la più recente. La torta di Enzo, non il Goomba che comunque era fatto con la stessa torta, ma il mooncake gigante. Ci è piaciuta farla, mi è piaciuto creare, innanzitutto la ricetta è una ricetta originale, due cuori una cappa, diciamo che mi sono messa in cucina e con dosi varie ho creato la ricetta, sia della crema, che è la mia solita crema di mia fabbricazione, che è il pan di Spagna. È una torta golosissima perché ci piace proprio il concept di questa torta, perché è una torta golosissima, modernissima, perché è una merendina che sta andando tanto in voga in questo periodo, e nello stesso tempo è una torta piena di salute e di benessere. Potete mangiarne una bella fetta senza avere né sensi di colpa né paura che vi faccia male. Molti hanno obiettato, dicendo, ma quanto zucchero è? No ragazzi, state attenti, la torta sì, ha una buona quantità di zucchero, ma ricordatevi che poi tutta la torta viene svuotata, quindi scaricata di gran parte della quantità degli ingredienti che ci sono, e la crema è una crema senza latte, quindi andate lisci, è integrale, è buonissima. Provatela per una volta, fregatemi degli zuccheri. No, ma non mamma è lo mia. Zucchero. Lo zucchero, tra l'altro, è integrale di canna, è veramente buona. Se dovete mangiare un dolce piuttosto che una fetta di una qualunque altra torta, questa ha meno zuccheri, meno schifezze, meno tutto, ma più bravissima. Gusto. E provate sempre le ricette di tuo cuore in K. Bravi. Quindi se siamo qua, poi vuol dire che sono buone. È vero. La verdura o frutta che ha caratterizzato quest'anno. La dividiamo in due stagioni, grosso modo. Beh, sì, sì. Diciamo che d'estate a campeggiare sulle nostre tavole è sempre lei, l'anguria, la grande, buona, sì, succosa, e cucurbitacee varie, e sì, mentre sì. Come frutta invernale noi siamo siciliani. Ananas, buono l'ananas. No. E quindi mandarini. Non clementine, ma mandarini con i semi dentro, quelli che poi li devi sputare a raffica per quanti ce n'è. Bravo. Perché più ce n'è, più è meglio buono. Sono, è vero. Mandarini sono il frutto più buono, più aromatico della stagione invernale. Richiamano alle feste, richiamano al Natale, richiamano al freddo, ma sono dolcissimi, buonissimi. Comprate mandarini di Sicilia, per favore. No, e comunque italiani. Oh. Ecco, bravo. Poi
le schifezze dell'anno, e qui unirei anche con l'azienda dell'anno che ci ha sorpresi, è una cosa più mia che non tua. Io farei una lode ai biscotti alle merendine del Mulino Bianco, che hanno cambiato gli ingredienti. Non avrei mai detto, la Ferrero sta tenendo duro con l'olio di palma, dicendo che il suo olio di palma è ecosolidale, bla 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 bla. Però l'olio di palma, oltre all'ecosistema, fa male anche, oltre all'ecosistema globale, fa male anche all'ecosistema personale. Mentre la Mulino Bianco ha proprio rotto gli indugi e ha eliminato l'olio di palma. Sta usando l'olio di gomito, no? Bravi, hanno usato l'olio di gomito e hanno fatto bene. Ma non hanno fatto bene soltanto per il messaggio, ok, leviamo l'olio di palma dalle nostre merendine. Lo sappiamo che nelle merendine industriali continuano ad esserci 250 miliardi di schifezze, ma perché hanno dato attenzione al consumatore. E quindi, popolo, noi siamo veramente i padroni del mondo, quindi se vogliamo far cambiare tutto, se per esempio la mela del famoso telefonino vogliamo farla diventare una banana, noi possiamo fare tutto, veramente. Ed è stato bello vedere. Andiamo a Roma e scippiamogli la testa. Hai ragione, dovremmo. Comunque non è questa la sede, parliamo di cibo. Poi l'acquisto in cucina dell'anno, anche questo è un acquisto recente. Ogni anno noi compriamo l'elettrodomestico dell'anno, quest'anno è stato proprio un affarone da pochi soldi. Veramente, pochi euro. Kenwood Mega Mixer, vi mettiamo comunque qua la foto con il prezzo. Il Kenwood, 39,99 non l'abbiamo più visto a questo prezzo, massimo scontato 69, è stato 69,59, ma è stato veramente un colpo di fortunella, un colpo di Kenwood veramente, perché costa di più. Noi abbiamo approfittato di quell'offerta, è un robot da cucina carino, mi sta, a me il robot da cucina serve. Mentre sempre rimaniamo in ambito elettrodomestici, per decantare il nostro flop dell'anno, prima di acquistare questo io avevo acquistato un frullatore ad immersione marca sì. Proprio la marca più basic, che c'è del mondo. All'Auchan, insomma, uno che si chiama anche da MediaWorld, sì. Comunque, ok, una cippa, perché non frulla 19 euro buttate, ma qual è, quello nero? Quello ok, quello con sì, quello ultimo. Sì? Sì, non lo sapevo. No, lo prende in non questo. Lo sapevo. Pensavo quello vecchio, quello giallo. No, quello giallo era buono, sì. Aspettate, forse omicidio in diretta. Il secondo, quello che ti avevo fatto. Sì, quello è carino, non ve l'ho neanche fatto vedere perché se una cosa non funziona è inutile. L'avevo scelto anche tutto in alluminio, in modo che le parti anche la parte della cannula in alluminio, in modo che non cambiasse colore a seconda delle verdure che si vanno a frullare, ma il problema non si pone perché non le frulla. Ma cosa è successo? Qui non frulla, ho immerso, ho sbrucinato dentro e i pezzi rimanevano. Non frulla. Ma funziona, gira? Gira a vuoto. Diciamo che non prende all'interno della coppetta il cibo, quindi devi stare lì 2 ore. Ok, non sei tanto ok, quindi. Ok, una cippa, diciamo così. Poi il social food dell'anno, quello da cui ho tratto più ispirazione, che mi ha fatto venire più voglia di provare cose, che mi ha dato modo di conoscere anche tanti nuovi piatti e tante nuove cose, sicuramente quest'anno è stato Instagram, che attraverso le sue bellissime e coloratissime foto ha suscitato in me quella curiosità nel provare nuove cose e nuovi piatti. Instagram è recentemente, dobbiamo metterlo, anche Pinterest, perché recentemente sono passata su Pinterest, dove c'è anche l'album di Due Cuori Una Cappa, quindi se volete ci trovate anche su Pinterest, però come Arte per Te. Il prodotto assurdo dell'anno, non l'avete ancora visto, lo vedrete tra un vi po', vi mettiamo una foto, dai, è troppo carino, ma è assurdo proprio per il suo essere, è la macchinetta per fare gli arancinotto. ha ribattuto quello comprato insomma alla al fiera, mercato, quello originale, sì, quello vediamo. Originale costa sui 40 euro, noi abbiamo comprato il fratello, pensi, povero 3,50 euro. Tu pensi che invece gli arancini usciranno che cosa? Supplì, forse, non lo so. Ora lo proveremo insieme.
vi faremo sapere. Però ci è sembrato talmente assurdo come aggeggio per noi siciliani, specialmente perché sinceramente per noi siciliani non conviene fare l'arancino in casa, conviene comprarlo, tanto certo. È fatto sempre con roba genuina l'arancino o arancina, però arancino. Quindi proveremo presto questo aggeggio, vediamo se funziona. È vero, un prodotto assurdo che è costato poco ed è carino, ci ha fatto molto ridere. Poi il prodotto apri e gusta dell'anno sicuramente sono stati i legumi, una comunità pazzesca, i legumi bio, apri, versa, metti in casseruola, riscalda, sono pronti, piuttosto che mettere a bagno la notte prima il legume. Addirittura è bello quando apri il barattolo e te li mangi direttamente dal barattolo. No, quello fa proprio schifo, tu sei un po' così. No, è molto bello, molto bello. Va bene, quindi i legumi bio, tutte le marche che abbiamo provato erano buonissime, io prediligo quelli in vetro, non in scatola, quindi in boccetta di vetro che possa vedere anche il contenuto e non quelli in latta. Però voglio dire, all'occorrenza sono comodi, sono delle cose comode che altrimenti difficilmente uno magari mangerebbe. Prima il Kenwood era l'acquisto dell'anno, quindi l'acquisto fortunato, no? 39,90 non si è più visto. Ora invece vi parliamo di quello che è stato il nostro elettrodomestico preferito dell'anno. E sicuramente non lo sapete. Qual è stato? La Tazzulelle Caffè! Brava, quindi la dolce gusto. La nostra gusto, dolce sì, gusto. Brava, è stato vero, un acquisto, vero. Anche questo, parco, pochi euro, diciamo così. Quanto è costato? 49,90. Sì. Noi abbiamo proprio il modello basico. Ed è risultata, è riuscita, è stato anche un acquisto molto divertente perché ci ha fatto scoprire tante aziende che producono caffè. A questo punto diciamo anche qual è stato il nostro caffè preferito dell'anno, sicuramente il Leon d'Oro, Tre Venezie. Vi mettiamo qua il link del video in cui il link del video in cui ne parliamo, caffè capsule.it mi pare. Caffè migliore non esiste, ne abbiamo provati veramente mille tipi e tutt'oggi buono, ce lo ricordiamo, infatti presto farò un ordine. Lanciamo un messaggio. Basta. Era ottimo, ci è piaciuto, ringraziamo l'azienda per avercelo fatto conoscere, il prossimo lo acquisteremo qua noi. Sotto trovi l'indirizzo. No! Sicuramente come alimento dell'anno io metterei un alimento che non è un alimento, è un alimento, anzi un macronutriente, un alimento molto importante, però non è di per sé un alimento, ma è un componente degli alimenti, e direi la scoperta della farina integrale. L'integrale è entrata a far parte in maniera cospicua dei nostri menu, e tra tutte le farine integrali, quella che noi vi suggeriamo è l'integrale di Tumminia San Giuseppe. San Giuseppe, macinata a pietra, buonissima, sottilissima, non fa residui, non ha cruschello, è ottima, vengono degli impasti soffici, lievitatissimi, come fosse una 00, ma è un integrale 100% ed è buonissima. Basta leggere le etichette per capire se l'integrale è buona. Guardate soprattutto la fase proteica della tabella. La possono trovare dove? In quale supermercato? Noi la troviamo Sidis Gruppo Arena, non mi ricordo dove, l'abbiamo vista. Forse è più locale, quindi come farina. Sì, è prodotta qui dalle parti di Gela, mi pare, dalle parti centro Sicilia, però volendo, se uno chiede, oramai c'è la larga distribuzione e nei supermercati, quindi se uno ne fa richiesta quella arriva. Certo. Detto ciò, ma comunque ogni territorio avrà la propria farina integrale macinata a pietra, quindi cercate farine integrali. Sì, andiamo avanti. La farina integrale. Poi la schifezza spezzafame dell'anno, sicuramente quella che più ha caratterizzato le nostre merende ed è veramente un'enorme schifezza dal punto di vista degli alimenti, ma è buona e ha poche calorie, è la Nutella B-Ready, il tronchetti, la barretta di Nutella, insomma, tipo cialda di pane. Tipo cialda da inzuppare, e ho scoperto che è buonissima inzuppata nel caldo, quindi buona, ogni tanto ci sta lo sgarro. Poi il food place, il posto in cui dove siamo più spesso andati a mangiare. Ma è l'IKEA, quale cosa hai scritto là? Io ho scritto l'Old Wild West. No, è l'IKEA, guardate, all'IKEA si mangia, no, lascia stare, all'IKEA si mangia troppo bene.
Sì, è vero, all'IKEA si mangia. All'IKEA se prendi le cose giuste, se non prendi sempre le solite polpette. Noi non abbiamo mai preso le polpettine, per esempio, una volta quelle. O la pasta con la salsa, o le solite lasagne con spinaci e salmone. Insomma, se prendi delle cose più. Anche gli antipasti. Gli antipasti e i salmoni sono molto buoni. Anche i dolcini. Ora hanno messo anche lo stinco di maiale, che è una cosa pazzesca. Lo stinco di maiale, veramente. Troppo. Però... Guardate, si mangia bene con le varie offerte, le cose. C'è da dire che noi mangiamo anche bene, perché all'IKEA Enzo viene proprio infuso della luce divina e sta seduto a tavola dall'inizio alla fine, molto molto buono. Secondo me l'atmosfera colorata e l'enorme luce che c'è nella sala da pranzo, che lo tranquillizzano, lo distraggono e gli fanno passare il pranzo più allegramente, infatti, che non a caso in altri ristoranti più cupi. E lui sta lì a mangiarsi la sua cotoletta con le patatine, ragazzi, buono buono, mangia tutto, mangia il dolce, non rompe neanche un secondo. Quindi l'IKEA ci piace anche per quello. Bene, no? Quindi uomini, capisco che non vi possa che vi possa anche non piacere l'IKEA per il fatto che andate là e perdete una vita, però prendetevi un caffè al... si mangia bene, quindi ok, andiamo. Ok, IKEA, e però per metterei anche l'Old Wild West. L'Old Wild West, perché è il posto dove Enzo è andato anche più volentieri a pranzare oltre che all'IKEA. Insomma, noi i ristoranti gran gourmet, dovremmo vergognarci, e invece no, perché siamo gente normale, gente come voi. Adesso passiamo a dei suggerimenti più mirati sugli alimenti che più ci hanno colpito durante quest'anno. Per esempio, no, le nostre ricette straniere che più ci sono piaciute sono diverse. A lui sono piaciuti tantissimo i pancake, ma figurarsi se a questo orsacchiotto qua non piacciono i pancake, specie quelli con i mirtilli, con tutta la colatura. Vi metto sempre qua la ricetta. Mentre a me è piaciuta tantissimo la ricetta del frappuccino che ho realizzato, ed era buonissima, se vi piace il frappuccino. Ovviamente a lui non piace, quindi stiamo a parlare del nulla. Mentre adesso passiamo proprio agli alimenti. Per esempio, la pasta dell'anno, quella su cui potete investire quel piccolo budget in più, ma su cui avrete una resa pazzesca per i vostri primi piatti, è l'integrale di Tominia Mulini del Ponte. Vi metto da qualche parte la confezione. Qualche parte la confezione. Qualsiasi taglio di questa pasta, qualsiasi formato, è buonissima proprio il grana della pasta, è buonissima la tabella nutrizionale di questa pasta, è buonissima la pasta. Infatti. Poi, come sott'olio dell'anno, sicuramente io andrei sui tonno al cuori di palma, cuori di palma. No, sul tonno al tranci della Lidl, quello messo in vasetto. Quello della Nixie. È buonissimo, dei tranci di tonno spettacolari. Vero. Sia sott'olio che al naturale, lui li gradisce sott'olio, io al naturale, buonissimi a un prezzo bassissimo. Poi la merendina da banco fresca dell'anno, sicuramente per noi è stato il mitico Pinguì di Enzo. Il surgelato dell'anno, per convenienza e bontà, sono le crocchette di patate e le patatine fritte, però da fare in forno, che vendono alla Lidl, buonissime a un prezzo assurdo, cioè pacconi enormi a 1,50 euro, veramente convenienti e con un sapore buonissimo, che non hanno nulla da invidiare alle Findus, alle McCain, a nessuno. Come primo, più composito, le paste ripiene della Lidl sono molto buone, costano molto poco. Consigliamo anche i tortellini, quelli là alla piccoli, mortadella, quelli piccoli, mi pare che sono 99 centesimi la confezione. 250 sono grammi. Stupendi, mi fanno fare un figurone. Io li ho offerti sia a Natale che quando è venuta una mia amica, e sono piaciuti un sacco. Così come secondo piatto, noi l'abbiamo preso sempre da Lidl di Casa Modena, ma ce n'è di tutte le marche, sono tutti buoni perché da molti anni che lo usiamo. Sono gli stinchi di maiale. Se voi per un pranzo particolare preparate lo stinco di maiale, non ci vuole niente, è pronto, si immerge nell'acqua, sta 30 minuti a bollire, dopodiché lo tirate fuori dalla busta e lo posizionate nel piatto con un bel purè, finito, offrito un secondo piatto pazzesco, ricchissimo, e
alla Lidl li abbiamo presi a 2,70 euro ogni stinco, quindi proprio niente. Potete anche fare la scorta, perché tanto hanno una data. Potete fare la scorta, vi si rompe il vostro stinco, va, no, potete cambiarlo. Nel quello. Senso che non è, potete metterlo da parte in dispensa e all'occorrenza, se spunta un ospite tum tipo fungo, potete offrirgli un piatto fantastico. Poi glielo potete mettere in mano, perché dai, così fa... molto medievale, molto da cartone, sì. Va bene, comunque un piatto fantastico, un pranzo bello corposo in 30 minuti, capite bene che qualità prezzo ottime. Poi diremmo che è la catena di supermercati che più ci ha soddisfatto durante il 2016, sicuramente è la Lidl. Se uno sa comprare, e per saper comprare bisogna comunque provare un po' tutto, è un mercato, un supermercato che vale. Che con un si riesce a fare una buona spesa, va. Spendendo il giusto riesce a riempire. Prima la Lidl era molto conveniente, oggi si spende il giusto, mentre nei supermercati di catena normali si spende una vagonata di soldi. Stesso prezzo, vedete la differenza di... Stessa qualità, prezzi differenti, diciamo così. Benissimo! E allora... Bene, sperando che il 2017 possa aiutare l'umanità a capirsi di più in tutti i sensi. Mi raccomando, quindi, se volete inviarci roba da mangiare, non lo fate, ma qua sotto trovate l'indirizzo. E ricordatevi sempre che non è vero che trovate l'indirizzo, ma soprattutto ricordatevi sempre che la giusta armonia comincia proprio attorno alla vostra tavola. Mangiate bene con le persone che più amate attorno e già le giornate prenderanno una piega migliore. Bravissima, e quindi dalla nostra sardella e da Gabriele è tutto, noi ci rivediamo presto sulle vostre tavole anche nel 2017. Ciao. Auguri a tutti, ciao.